Si avvicina la data del 1° maggio. La città di Corigliano Rossano si prepara all'avvio del nuovo servizio di igiene urbana, che segnerà una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti. L'azienda Ecoros, gestore del servizio predisposto dall'amministrazione comunale, presenta il nuovo parco automezzi e si dice pronta ad affrontare la sfida. Sono automezzi tutti nuovi, dotati dei migliori comfort proprio per gli operatori utilizzatori, nonché dei migliori sistemi antinquinamento proprio per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Tanti di loro sono accessoriati con alcune attrezzature particolari, per grandi linee si distinguono proprio per le loro dimensioni. Abbiamo varie volumetrie proprio per fare in modo che tutte le strade della città, tutti gli angoli possano essere percorsi e serviti nel miglior dei modi possibili. Nei giorni scorsi la prima messa su strada della nuova flotta di automezzi, con un evento dimostrativo nel piazzale del Traforo, nel centro storico dell'area urbana di Rossano. Si tratta di mezzi Euro 6 di ultima generazione, dotati dei migliori comfort e dei più avanzati sistemi antinquinamento. Le varie volumetrie assicurano che ogni angolo della città possa essere servito nel modo migliore, mentre molti mezzi sono equipaggiati con attrezzature speciali. Questo per esempio è un automezzo costipatore di medie dimensioni, è dotato di questa speciale tasca in cui è possibile appunto conferire il rifiuto e nello stesso modo il voltabidoni lo conferirà all'interno della vasca di maggiori dimensioni. Questa è una spazzatrice di ultima generazione dotata di barra lavastrade nonché di spazzole rotanti proprio per la pulizia accurata di ogni angolo di strada. Particolare è questo tubo aspirafoglie che può essere utilizzato appunto per l'aspirazione delle foglie nonché per la pulizia di pozzetti, tombini, griglie e caditoie. A breve alla flotta si aggiungeranno anche veicoli elettrici. Tutto pronto quindi per l'avvio del nuovo servizio di igiene urbana, con l'auspicio che vi sia sempre la necessaria sinergia fra gli attori coinvolti, ente comune, gestore, cittadini, autorità preposte al controllo e al monitoraggio.